la prima azione offensiva che nasce sulla corsia di sinistra, traversone al centro, poi un piatto destro di Sergei che la partiamo mette male per il Milan. Oh, complimenti, Tatarusano. Speriamo dopo che non segni Milinkovic. Lazio 1 Sapevo Milan 0. Lazio 1 Milan 0. Allora, lo andiamo a capire come il gol. Che buco, ragazzi. Tra parentesi, allora, Tiziano, bellissimo doppio velo. Ti sembra che abbia un po' dormito la difesa del Milan? No. È l'ennesima conferma. È l'ennesima conferma. Pensate che nelle ultime, compresa questa partita, 6 partite, il Milan ha incassato 10 gol, gli stessi gol che aveva subito l'anno scorso quando aveva vinto lo scudetto, però in tutto il girone di ritorno, ne aveva subiti 9 in realtà, in tutto il girone di ritorno. Oggi, alla termine del girone di andata, ha già subito qualcosa come 10 gol in 5 partite. Ritorniamo dal prof. 38 minuti di gioco. Pedro sulla destra. Pedro. Attenzione in verticale, dest. Gol della Lazio. Gol bello. Gol della Lazio. È una vergogna assoluta. Che bello. Un gol della Lazio, Zaccagni. Grande Pedro. Zaccagni, ancora lui. Azione sulla destra. Stavolta è dest che ha dormito. Pallo, tiro, palo, traverso sulla ribattuta, Zaccagni ha messo dentro, 2-0. Primo rigore per la Lazio. Pronto a battere Luis Alberto. Cambiano rigorista ogni partita. Come mai? Gol. Perché non c'è Immobile. Se non ritirava tutti Luis Immobile. Alberto, breve rincorsa. Gol della Lazio, 3-0, 3-0 la Lazio! Quanto? 3-0! Comincia ad essere molto pesante, Tiziano, è una disfatta anche questa. 6 gol in 2 partite, subiti. Eccolo qui il quarto gol, 4-0. Sì, ma che difesa, 4-0. Allora, a questo punto non 4-0, 4-0! Che cola bro! Felipe Anderson a centro area. L'altra volta ti ho portato piatto destro che buca Tatarusano. Ha fatto fuori. Livello manda tutti a casa. Al 90esimo a Roma, Lazio batte Milan 4-0. I gol al 4° Milinkovic, al 38° Zaccagni, al 67° Luis Alberto, al 75° Felipe Anderson. 4-0, umiliati.